Non dovete aver paura. Non ce n'è più motivo. Alla richiesta di consegnarmi uno di voi avete mostrato soltanto i peggiori difetti. Ma non avete ancora deciso chi consegnarmi. Come cristiano? Non ci sono distinzioni di carattere religioso per venire con me. Cristiano. Hai invocato Dio, è vero, ma solo per paura. Dov'è la tua fede? La certezza dell'aldilà, di una vita migliore? Che ne sai tu di quello che uno sente dentro? Di quello che crede? Di quello che pensa? Oh, ma io lo so. Ce l'hai dipinto nel volto e nell'anima ciò che pensi e chi desideri consegnarmi. Eccolo lì. Una zavorra incatenata ai tuoi piedi. Vengo io. Tanto ecco. Che c'è sta coffa? No, Clara, no! Figlio, figlia! No! Figlia mia, tu non ci hai fatto cosa! E appunto per questo potrebbe essere lei a venire via con me. Non ha fatto nulla. Non è capace di fare nulla. Di male. E allora che serve in un mondo dove... No, figlia, no, figlia, no, figlia, no! Partemi via! Partemi via con te! Partemi via con te! Dio onnipotente, accogli la sua anima! Non troppa fretta! Non è lei che voglio! Non una parola di clemenza. In 3 giorni la paura di morire vi ha portati a ingigantire i vostri difetti. I pregi scomparsi. Ma chi, secondo voi, sarebbe dovuto venire via con me? Luigi, che ha bruciato il suo denaro? O il figlio, che con lo sciocco nipote ha tentato di fermarlo? Tu non sei pazzo, sei avido e furbo. Domenico, dominato dall'ansia di avere sempre di più senza capire che sta gettando al vento ciò che tiene in mano. Mentre tu arraffi più che vuoi, cose e persone, sei basso, meschino. Bugiardo con le tue promesse ingannatrici. La moglie è trascurata e ancora non vecchia Antonina, che vede sfuggire di giorno in giorno la sua giovinezza. Rosina ricambia la cecità del marito cercando illusioni e sensazioni in un uomo a caccia solo di profitto. Mentre tu vivi con l'unica mira di avere almeno una volta nella tua vita un uomo, tutto per te. Comprensibile. Ma così condizioni l'intera tua esistenza, i tuoi ideali, il tuo avere. In qualche modo sei una vittima, ma di te stessa. Tu sei un uomo piccolo, che vive all'ombra della parrocchia e del suo prete. Un prete altrettanto piccolo, senza lode ma con poca infamia, colto dall'ansia di proteggere se stesso dalla morte. E allora qual è il più degno, il più meritevole di venire via con me? Tutti? Nessuno? Tra tutti e nessuno preferisco nessuno. Di te è perfino illogico parlare. Si farebbe torto alle parole. In quanto l'ingenua Clara, ragazza senza personalità né ideali, ma non egoista,
Clara accolla su di sé la vostra incapacità di prendere decisioni responsabili e razionali. Vero? Decisioni responsabili. La mia presenza l'avete definita uno scherzo. Ebbene sì. Non lo era, ma lo è diventato. Uno scherzo della morte. Portare con me chi mi è proposto da un altro mortale? Come avete potuto crederlo? Esiste una persona che merita più delle altre di morire? O può la morte afferrare per punizione? No. È la fantasia umana a crederlo. La morte non punisce. Qualche volta premia. E nessuno di voi merita di essere premiato. Il tuo cammino è ancora lungo. Vivilo bene. Si è fatto giorno tutta una botta.